Salve a tutti, sono il professor Samari Francesco e oggi vi voglio proporre una disequazione con modulo, ossia una disequazione della forma f di x modulo di f di x minore di un numero di k. Per capire questa disequazione ragioniamo prima che cosa significa quando un numero qualsiasi numero deve essere, il modulo di qualsiasi numero deve essere minore di un altro numero. Allora, sicuramente vi faccio un esempio. Se io avessi avuto, per esempio, al posto di k 4, sicuramente le soluzioni possono essere, se non avessi avuto il modulo, le soluzioni sarebbero potute essere benissimo 0, 1, 2, 3, 4 no, perché minore è minore strettamente. In questo caso non abbiamo un minore uguale, ma anche un mezzo che è 0,5, tre quarti che è 0,75, tre mezzi, uno e mezzo che significa essenzialmente 1,5. Però riflettete bene, se noi abbiamo il modulo, ossia il valore assoluto di meno 2, questo vale proprio 2, che è minore di 4, quindi va bene anche meno 2. Il modulo di meno 3 è 3, che è minore di 4. Quindi, se ci fosse capitato, in base a quanto detto, se ci fosse capitato modulo di x minore di 4, di fatto, per poter, guardate, lo rappresento così, per avere una forma e una presentazione più corretta, ok? Allora abbiamo qui meno 4, meno 3, meno 2, così via, 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Abbiamo detto 4 non va bene, 4 e meno 4 non vanno bene perché è minore strettamente. Però abbiamo detto che va bene il valore 1, abbiamo detto che va bene il valore intermedio 2, 3, 4. Quindi va bene questo valore, questo valore, questo valore, questo valore. In definitiva significa che vanno bene tutti i valori che sono compresi tra 4 e meno 4. Quindi modulo di x minore di 4, che cosa significa dire? Modulo di x minore di 4 significa dire che x deve essere compreso tra meno 4 e 4 con gli estremi esclusi. A questo punto, se abbiamo una funzione che deve essere in modulo minore di una costante, significa che la funzione deve essere compresa tra gli estremi negativi e positivi della costante stessa. Per